prima di tutto concretezza, il tempo crediamo che sia scaduto, richiediamo e rivendichiamo la necessità di andare a vedere i progetti e soprattutto a realizzare i progetti. Abbiamo una grande opportunità, la dobbiamo sapere cogliere, ma il tempo è veramente scaduto, c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di sviluppo, c'è bisogno di dare nuova occupazione. Fermamente convinti che per un forte sviluppo di Piombino sia necessario e urgente concretizzare sugli investimenti e sui lavori sulle infrastrutture, perché un porto privo di infrastrutture è un porto che non funziona. Ci sono interessi, sappiamo che molti vettori si avvicinano su Piombino, poi si fermano davanti a una difficoltà della viabilità, quindi 398. Raccordi ferroviari, ci sono i protocolli, ci sono gli intenti, ci sono i tavoli, abbiamo la necessità di concretizzare e di velocizzare la definizione delle infrastrutture. La richiesta della FILT di un rafforzamento, una concretizzazione dei progetti sulle infrastrutture è per dare uno sguardo in avanti, anche la possibilità di diversificare le attività sul territorio e trasformare la diversificazione in un punto di forza del territorio, cosa che in passato non è stata. Un territorio che ha una forte anche vocazione turistica, quindi cioè non solo all'aspetto industriale, ma dare respiro a tutto il territorio che ha, come dire, vocazioni diversificate che attendono le infrastrutture per potersi sviluppare appieno.